Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme dei piatti buonissimi, facilissimi da fare e soprattutto sani. Allora, partiamo subito da una colazione davvero gustosissima. È un porridge, ma non sembra un porridge. Allora, il cosiddetto Kinder Porridge che si fa al microonde in un solo minuto. Mettete in una ciotola 4 cucchiai di avena oppure farina di avena. La ricoprite di acqua, ve ne accorgete quando rimarranno solamente qualche fiocco d'avena in superficie, un cucchiaio di sciroppo di agave o altro dolcificante e via al microonde 1 minuto, 1 minuto e 20 alla massima potenza fin quando si risecca tutta l'acqua. Dopodiché mettiamo in superficie lo yogurt, io utilizzo lo skyr, potete utilizzare lo yogurt greco, e infine sopra lo yogurt la nostra cremina al cacao fatta con l'acqua, quindi un cucchiaio di cacao e acqua fino a quando diventa una vera e propria cremina. Se volete potete anche mettere il dolcificante visto che il cacao è amaro. E infine vado a decorare con una barretta Kinder, anche perché poi quando si scioglie col calore del porridge è davvero qualcosa di eccezionale. Passiamo al pranzo: spaghetti con piselli, gamberetti, anacardi e pachino. Allora, mettiamo in una padella un po' di aglio, un po' di olio per farlo soffriggere, giusto leggermente per dargli il sapore. Poi ci mettiamo i piselli, questi sono piselli surgelati, una manciata di gamberi freschi puliti. Li facciamo cuocere un attimino e quando saranno ben cotti andiamo ad aggiungere il pomodoro pachino. Giusto una mescolatina per far uscire un po' di quel succo del pomodoro e infine cuociamo la pasta e serviamo con una bella manciata di anacardi. L'accoppiata è favolosa, provateli! Passiamo allo snack, l'avete già visto nel mio precedente video sugli snack sani, gallette di riso con budino proteico, questo è quello al cacao della Lidl, buonissimo, con un po' di frutta fresca, in questo caso delle fragole che adesso poi sono davvero dolcissime. E questo è stato il mio snack, vi ricordo che se volete potete vedere il video precedente sugli snack sani cliccando a destra sulla i. Passiamo alla cena, ho preparato questo salmone al forno con patate e una piccola vellutata di broccoli, facilissima da fare. Mettete prima a cuocere i filetti di salmone e le patate nel forno e nel frattempo fate cuocere i broccoli in acqua bollente leggermente salata. Quando saranno cotti, togliete un po' di acqua, lasciatene giusto un po' per rendere fluida la nostra vellutata, frullate bene il tutto, se volete pepate e salate, servite insieme al filetto di salmone e alle patate e la vostra cena è pronta. Io vi saluto, vi mando un bacio, come sempre vi aspetto anche sul mio Instagram e alla prossima, ciao!